sono Cappello Gilberto e sono un collaboratore dell'Help Point che raggruppa Sora, Isola del Liri, Broccostella e Arpino. E svolgo, oltre come ruolo di collaboratore al PowerPoint, anche servizi per il cittadino, visto che nel nostro ufficio è diciamo, un centro servizi CAF e patronato e abbiamo a cuore un po' tutti quelli che si rivolgono a noi perché diciamo che c'è una problematica dove diciamo, le istituzioni, i comuni, gli enti e le varie associazioni sono distanti dal cittadino. Difatti sono svariate le persone che si rivolgono a noi per mille problemi, mille difficoltà. Una che stiamo avendo in questo periodo è quella dell'esenzione ticket, dove c'è una legge che è uscita, c'è una differenza tra disoccupazione e inoccupato, anche se i requisiti sono uguali sia di disoccupato che inoccupato, cioè bisogna essere iscritti nell'ufficio per l'impiego, bisogna una volta l'anno andare a colloquio al centro per l'impiego, però per essere disoccupati e avere l'esenzione ticket bisogna aver lavorato e essere disoccupati. Questa distinzione è difficile da capire perché comunque se uno non lavora è sempre disoccupato, però hanno fatto questa distinzione da quest'anno. E un'altra difficoltà che noto, che purtroppo è un problema forse nostro di essere italiani, dove le persone preposte negli uffici non aiutano il cittadino, lo relegano al famoso, come ho detto prima, CAF e patronato, dove sembra che il CAF e patronato svolgano un lavoro toccasana o provvidenziale tutte le problematiche o dare le soluzioni, senza sapere che a noi lo Stato ultimamente ha tagliato dei fondi ai patronati, infatti io sono un collaboratore volontario, perciò svolgo veramente il mio lavoro come volontario, non percepisco. A Altre criticità sul territorio? parte quelle che abbiamo ribadito, la sanità, che purtroppo la sanità è un grandissimo problema, speriamo che non ci capiti nessuno, speriamo che nessuno abbia bisogno perché veramente o comunque non incappi in cose spiacevoli e poi quella dell'acqua lo sappiamo.